delle nostre città, e quelli sono i temi per cui ci auguriamo che l'Italia intraprenda una strada nuova di sviluppo, che è quello di uno sviluppo realmente sostenibile. Lascio due Paolo, se ti do il microfono, due minuti e poi lascio ai nostri senatori che devono scappare, oppure vuoi tenerlo alla fine, perché tu lo so che una volta che prendi il microfono non lo vuole più. Allora Paolo Gandolfi, che è stato veramente colui che fisicamente ha creato le condizioni affinché questa legge, lui ovviamente assieme ad altri, potesse avere una conclusione positiva almeno alla Camera. Prego Paolo. No, io in due minuti il lavoro è stato più lungo del previsto, lo confesso, perché eravamo partiti con che c'era ancora Antonio De Caro in aula, poi dopo lui è andato via, quindi abbiamo depositato la legge già alla fine del 2014, se non ricordo male, o insomma in autunno del 2014, e dopo c'è stato un primo oggettivo tempo necessario di lavorazione della legge. Poi la parte più complicata è stata il rapporto col Ministero dell'Economia e Finanze, per due ragioni. Una, perché si riteneva, io dicevo a torto, in realtà un po' di ragione ce l'avevano, che questa legge sarebbe stata onerosa, per due ragioni. Una, perché propone comunque che lo Stato nazionale e poi di conseguenza regioni, province e comuni si occupino di sviluppare la cittadinanza, quindi inevitabilmente i costi ci sono. Due, perché dando questa competenza in maniera specifica allo Stato la tirava fuori dall'incertezza che c'è stata finora, per cui ogni tanto arrivava un ministro parlamentare che aveva voglia di promuovere la bicicletta, aveva un po' di soldi, si davano dei soldi per fare le ciclabili in giro, però tutto finiva lì. Invece questa legge, che è il suo elemento principale, dà una competenza fissa, stabile e parificata sostanzialmente a quelle altre tradizionali ministeri del trasporto e trasporti, quindi fare strade, ferrovie, porti, aeroporti e ciclabili. E per questo quindi il rapporto con la Commissione Bilancio, ma in primo luogo con il Ministero delle Finanze, è sempre stato complicato, perché questa ragione l'abbiamo finanziata in due leggi di stabilità successiva, nel primo caso tramite un passaggio fatto al Senato, nel secondo caso tramite un passaggio fatto alla Camera, con una quantità importante di risorse che credo con questa legge di stabilità arriveranno complessivamente ai 500 milioni, e poi abbiamo tenuto duro su questa competenza che è stato sempre l'oggetto della discussione, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Questo lo dico perché è passato un anno da quando abbiamo fatto il primo, lo dico io perché è stata una scelta mia esplicita, garibaldino tentativo di andare in aula, sperando che passassero poi inosservata, che non ci fosse tutta la cosa, quindi un anno fa abbiamo provato comunque a strappare un passaggio in aula e ci hanno stoppato, dopodiché dopo un anno di lavoro eccetera eccetera siamo riusciti finalmente a farlo approvare anche con l'approvazione del Ministro delle Finanze, quindi diciamo è una cosa formale. Dico un'ultimissima cosa, perché dopo i contenuti più o meno li conosciamo, c'è un punto che passerà un po' inosservato inizialmente, magari non è neanche male che sia così, ma che ritengo molto importante. Noi nella legge di mobilità non abbiamo apportato delle modifiche al codice della strada, come sarebbe stato anche utile per certi versi, perché contestualmente c'erano due strumenti che ci sembravano altrettanto efficaci di modificare il codice della strada, che contenevano le cose che ci interessavano. Probabilmente nessuno di questi due strumenti, che sono una legge che è alla Camera e un'altra legge che è al Senato, riusciranno a vedere la luce, quindi probabilmente rimarremo privi di alcuni parti del codice della strada e dovrà essere lavoro per chi viene. Però questa legge contiene due modifiche al codice della strada. Una è stata introdotta in sede di emendamento e riguarda la possibilità di attaccare le biciclette negli autobus di linea extraurbana, gran turismo, davanti e dietro per fare un po' di movimento. L'altro, che invece è dentro il testo sin dal momento dell'arrivo dell'approdo in aula, è una legge che modifica l'inizio del codice della strada, cioè inserisce la mobilità sostenibile all'interno delle finalità del codice della strada. Quindi una legge è una modifica più che altro di prospettiva. Perché dico importante? Perché oggi molte delle cose che nelle nostre città gli amministratori dicono di non riuscire a fare perché c'è il diniego del comandante della polizia municipale piuttosto che del dirigente del settore strade, che dicono mai il codice non è esplicito, eccetera.
alcune di queste cose si possono fare se vengono ben motivate, tant'è vero che in alcune città si fanno e in altre non si fanno. Cercavamo di mettere parole chiare con la legge, ma non ci riusciremo con il codice della strada, però queste cose, motivando bene le ordinanze, si riescono a fare delle volte. Il rischio è sempre quello che quando si va poi dopo in sede giudiziaria, perché qualcuno la contesta e fa un ricorso, ti dicono no, perché se il codice della strada ha tra le sue finalità la ragion d'essere dell'insieme del corpus di norme che costituiscono il codice della strada, c'è anche la mobilità sostenibile, sarà più facile, per esempio, cito una cosa per tutte, poi veramente chiuso, tutta la vicenda del Comune di Milano sull'area C, che ha dovuto combattere per anni in tribunale sui ricorsi e ricorsi che venivano fatti. Perché? Perché tutte le forme che vengono utilizzate dai comuni per limitare l'accesso delle auto possono essere fatte su ragioni sanitarie, ma non per ragioni strettamente ambientali. Cioè non è che puoi usare la motivazione lo faccio perché voglio macchine che inquinino meno, lo faccio perché voglio macchine che inquinino meno, perché c'è un rischio sanitario, eccetera, eccetera, eccetera. Sono, capisco, finezze, però se non c'è un posto dove posso mettere in luce che comunque anche questo risultato, nel momento in cui lo portiamo a casa, vedrete che avrà un beneficio per tutte le amministrazioni, tutti i soggetti che dovranno fare qualcosa, lo faccio. Quindi grazie dell'invito, è un buon lavoro e soprattutto un augurio ai due colleghi senatori presenti, perché il Senato faccia l'ultima parte del lavoro. Grazie mille. Grazie Stefano. Vi voglio più grandi, perché noi abbiamo fatto appello anche alla trasversalità di questa rete e credo che anche in modo plastico in questo momento, almeno anche con plasticamente con la consegna, no, al presidente Matteoli, credo che ci sia questa necessità appunto di superare questi steccati ideologici. Perché? Perché è una legge buona che serve. Io adesso faccio decidere a voi chi parla per primo, che so che dovete scappare. Sì, grazie. Presentati meglio. Gianni Girotto, Commissione Industria, Commercio e Turismo. E lo specifico perché? Perché la bicicletta è, oltre a tutti gli aspetti sanitari, di risparmio di tempo, perché le indagini ci dicono che nelle città la bicicletta è più veloce rispetto ai mezzi pubblici e figuriamoci l'automobile, la bicicletta è anche un business. Nel 2012 sono state vendute in Italia 1.600.000 biciclette e anche nel 2013 sono stati 2 anni in cui sono state vendute più bici rispetto alle automobili. Abbiamo 14.000 piste ciclabili in Italia, naturalmente molte vanno migliorate, vanno messe in sicurezza, eccetera. Il business del cicloturismo in Europa fattura 44 miliardi ed è un dato vecchio di 5 anni fa, che è in continuo aumento, e 5 anni fa noi eravamo 3,2 miliardi di questi 44 miliardi europei, per cui è anche un business. Non sto qui a dilungarmi appunto sull'aspetto salutare, io mi occupo soprattutto di efficienza energetica, la bicicletta ci consentirebbe di ridurre il nostro fabbisogno energetico, perché noi ogni anno importiamo moltissimo, e sappiamo anche che quando parliamo di energia purtroppo parliamo di guerre, non meniamo il camper l'aia, quando si parla di energia si parla di guerre, perché un terzo delle guerre si fanno per l'acqua, un terzo si fanno per l'energia, un terzo si fanno per le altre materie prime. Ora, io sono molto felice che la Presidente mi abbia consegnato questa targa, me ne dai qualche altra, perché abbiamo diversi altri colleghi che vanno alla... Quando sarà approvata la legge faremo una grande festa. Perfetto, faremo una grande festa. Non porto via altro tempo, non ci sono motivi per non fare questa legge, quindi sono solo a favore di questa legge, quindi noi ci impegneremo assolutamente, eventualmente per migliorarla, ma assolutamente non per bloccarla né per fare melina. Quindi io auspico che anche i colleghi, tutto l'arco parlamentare, portino avanti questa legge. Ce ne sono altre che sono ferme, ne cito una, scusate, l'off topic, il commercio consolidare, che mi sta particolarmente a cuore. Anche questo è passato all'unanimità alla Camera, e purtroppo è fermo proprio nella mia commissione, in realtà perché stiamo aspettando il parere della quinta, quindi non è neanche colpa in questo caso della mia commissione, ma per dire che ci vuole sempre la volontà politica poi per portare a fondo questi progetti. Speriamo che, lo dico esplicitamente, che le lobby del petrolio, del gas e dell'automobile non blocchino, non ostacolino questa legge. Noi faremo tutto il possibile per portarla avanti e concluderla il più velocemente possibile. Grazie e buon lavoro.
Sì, buongiorno a tutti e un grazie anche da parte mia a Giulietta, a FIAB, a tutte le associazioni che in questa legislatura hanno rappresentato un supporto importante per la nostra attività parlamentare. Ha fatto bene Giulietta a richiamare la trasversalità del sostegno a questa come ad altre azioni che il Parlamento ha fatto in questa legislatura, perché è stato veramente così. Penso alle norme che abbiamo inserito all'interno del collegato ambiente per promuovere e sostenere il progetto dei comuni e delle città metropolitane per i trasferimenti casa lavoro e casa scuola, che fra l'altro per fortuna sono stati rifinanziati per la parte oltre i 35 milioni inizialmente messi. Penso alla mozione sulla mobilità sostenibile approvata il 2 agosto dalle commissioni lavori pubblici e ambiente al Senato, anche con il contributo di FIAB e delle altre associazioni che le audizioni hanno messo alcuni punti che sono stati raccolti e inseriti nella mozione, anche lì pressoché diciamo all'unanimità, con un sostegno unanime, e alcune di queste azioni sono finite anche in legge di bilancio. Ora manca diciamo l'ultimo miglio per questa importantissima legge. Oggi il presidente Matteoli, che era stato ovviamente sollecitato, si è preso impegno lunedì in commissione lavori pubblici, che è riunita per altri oggetti, a chiedere ai gruppi, a tutti i gruppi, il consenso per chiedere al presidente Grasso la deliberante, e quindi significa che la commissione diventa aula sostanzialmente, e quindi può approvare direttamente una legge se c'è il consenso unanime di tutti i gruppi. Ovviamente ognuno per la propria parte dovrà dire assentire a questa richiesta, e credo che realisticamente prima di Natale ci siano tutte le condizioni per vedere concluso l'iter di questa legge, farla diventare legge dello Stato e quindi realizzare assieme questo bellissimo sogno. Grazie. Una stretta di mano. Io però voglio ringraziare in particolare anche le altre associazioni. Ci sono Salva i ciclisti, Sabrina, puoi venire qua, Alfredo, che anche lui, vieni Alfredo, che anche lui poi deve scappare. C'è FCI, c'è Anna Donati a Modo, vieni qua, così magari qualcuno ci fa anche una foto.